Ecco, forse siamo in diretta. Sono Ciao. le 17 in punto. Allora, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Libero Evento Live, un evento realizzato nell'ambito della nona edizione del Festival Culturale Libero Evento, un appuntamento che trasmettiamo tutti i giovedì e le domeniche. E quest'oggi abbiamo in collegamento Beatrice Mariani, che conosciamo bene perché è stata ospite anche per l'ottava edizione 2019. Che oggi presenterà il suo secondo e ultimissimo libro, Mentre la vita corre, edito da Sperling & Kupfer. Buonasera Beatrice, grazie mille per aver accettato l'invito. Siamo molto contenti di averti qui con noi. Grazie, buonasera a voi. Chiaramente la location è un po' diversa da quelle a cui ti avevamo abituato l'anno scorso. Ahimè, non ne parliamo proprio. Quelle a cui mi avete abituato restano proprio un sogno. Perché poi ti ho fatto un tour un po' anche lungo, quindi insomma hai visto varie location, vari punti della Sardegna e vabbè, E vabbè, speriamo. peraltro io amo e conosco anche molto bene, quindi mi manca molto, però dai, speriamo bene. Speriamo bene. Allora, Beatrice, io ti vorrei subito chiedere come è nata l'idea di questo libro, se è un'idea che avevi da tanto, oppure se è nata dopo una ragazza inglese, prima, insomma, com'è nata questa storia? Allora, in realtà è nata prima di una ragazza inglese, però una ragazza inglese poi è uscita prima di Mentre la vita corre. Io amo scrivere, è il mio sogno da sempre. Devo dire che ho sempre qualche storia in mente e qualcosa a cui sto lavorando. Avevo vari progetti e questo qui, Mentre la vita corre, che naturalmente all'inizio non si chiamava Mentre la vita corre, è un titolo a cui siamo arrivati poi alla fine. Ha avuto milioni di titoli, non me li ricordo neanche più. Io ho tante bozze salvate con tanti titoli, e è un'idea che avevo da tempo ed è un'idea che nasce dalla volontà di raccontare una storia di quotidianità, direi, una storia di persone normali a cui succedono cose normali che però nelle loro vite diventano eccezionali perché sono eventi poi importantissimi. E quindi la volontà che avevo era questa: descrivere due persone, un uomo e una donna, ma ci sono anche tanti altri personaggi nel libro, e loro sono i due protagonisti che ci somigliassero un po'. Cercavo di raccontare qualcuno che potesse essere noi stessi, o un nostro amico, o, insomma, una persona normale. Certo, appunto il titolo Mentre la vita corre è un titolo che rende bene l'idea di quello che già iniziamo a leggere nelle prime pagine perché vediamo questi due personaggi, Elisa e Stefano, che sono i personaggi principali, con due storie separate, due famiglie alle spalle, e sono appunto due personaggi divorziati, separati, che hanno a che fare con la quotidianità, con la vita frenetica di tutti i giorni, tra figli, ex mariti, ex mogli, mariti degli ex mogli, insomma, quindi tutto corre in maniera molto frenetica e dove sembra che inizialmente non ci sia posto per l'amore, no? Sì, diciamo, il libro è raccontato in una doppia prospettiva, si alternano capitoli in cui è come se fosse Elisa a raccontare e altri in cui è Stefano e sono due persone, diciamo, giovani, ma non giovanissime, hanno poco più di 40 anni e quindi sono giovanissimi, ad esempio, rispetto a me, però nella media sono persone adulte e quindi è vero che ho iniziato il romanzo presentandoli immersi proprio nella loro giornata, che è una giornata complessa, è la giornata complessa di chi ha delle responsabilità, chi di noi non ne ha. Loro hanno dei figli, hanno entrambi, e questo lo racconto da subito, hanno comunque un passato già importante, quindi hanno delle storie finite, e per entrambi c'è un matrimonio finito alle spalle, hanno dei lavori che li impegnano, ai quali tengono, hanno delle famiglie anche complesse, sorelle, fratelli, amici che chiedono aiuto, che chiedono sostegno, che li coinvolgono, hanno due madri,
entrambi i casi due madri molto presenti, un po' invadenti, come a volte le madri sono, e quindi devono gestire tutto questo ogni mattina quando si alzano. E effettivamente, se ci pensiamo, quando noi ci alziamo la mattina, non è che abbiamo tanto tempo di pensare ad altro, che non sia a quello che devo fare oggi, a quello che scade domani, e così via. E loro sono due persone così. E che si incontrano infatti sul lavoro in un incontro del tutto casuale, come forse ce ne sono decine ogni giorno, e devono lavorare insieme a un piccolo progetto ed è così che si conoscono ed entrano in contatto per la prima volta. Quello che traspare sempre, insomma, dalle prime pagine del libro è il peso, soprattutto per il personaggio di Elisa, di questo divorzio. Cioè lei si chiude, no? Diventa molto diffidente verso i rapporti dopo il suo ex marito, però comunque si rafforza tanto perché vuole essere più coerente possibile e non far soffrire i figli. Quindi c'è la descrizione di questa donna che si sacrifica per l'amore dei figli. E non vuole appunto far pesare loro anche il suo dolore, probabilmente il dolore che ha passato dopo il divorzio. Invece il personaggio di Stefano, diciamo, è un pochino più libero, se vogliamo, un pochino più spensierato da questo punto di vista, cioè come affrontano la situazione dopo, diciamo, dopo che un po' è passata un po' d'acqua sotto i ponti, ecco. Dunque, sì, è vero quello che stai appunto descrivendo. Sono due persone diverse nell'approccio, eppure simili per tante cose. E innanzitutto, né io penso, né mai i miei personaggi pensano in questa storia che i figli siano o debbano rappresentare un sacrificio. I figli sono un'enorme gioia per loro, ma ovviamente anche una grande responsabilità. E Elisa ha alle spalle un divorzio più fresco e forse più doloroso, perché Elisa, e anche questo viene fuori già dalle prime pagine, è stata in realtà tradita, quindi non ha particolari colpe nella fine della propria storia. Lei se ne fa, perché sappiamo che noi donne in particolare siamo abituate a farci fin troppe domande, quindi lei torna spesso con la mente su tutto quello che è accaduto, su cosa può aver sbagliato, su cosa può essere andato in un modo o in un altro, però si è trovata in una situazione che non ha cercato e che non ha voluto, e suo marito purtroppo l'ha tradita con un'altra donna, ha avuto anche un'altra figlia, lei quindi deve gestire il rapporto che adesso c'è tra i suoi figli e la figlia di quest'uomo. Lei cerca di essere il più giusta possibile, ovviamente le costa fatica accettare questa bambina in casa, però sa di doverlo fare per i figli, quindi si chiede continuamente fino a che punto debba essere aperta, quali muri invece debba mettere. Elisa si tormenta molto. Diciamo che Elisa ha anche dei figli un po' più piccoli, di fascia media ed elementari. I figli più piccoli, secondo me, sono meno problematici dei figli più grandi, e questo quando passeremo a Stefano lo dirò. Figli piccoli, problemi piccoli. Però comunque i figli piccoli vanno seguiti anche molto molto da vicino, quindi lei ha proprio un bambino da trascinare a scuola ogni mattina, una ragazzina che si affaccia alla preadolescenza con tutte le problematiche delle ragazzine di quell'età, ha appunto un grande senso di serietà e di responsabilità verso l'ex marito, non vuole mettersi in conflitto con lui, non vuole che i figli siano in conflitto con lui, quindi ogni mattina Elisa, quasi con una specie di tabella di marcia e con grande rigore, si dice quello che deve fare. Stefano in realtà invece ha alle spalle un divorzio più lontano, un grande amore di gioventù, una grandissima passione finita abbastanza precocemente. Ha una figlia ormai adolescente piena che ha scelto di vivere con lui, e quindi una figlia, non semplice essere un padre single di una ragazza tra i 15 e i 16 anni, secondo me ben più complicata da gestire di una dodicenne. E tra l'altro una ragazza in conflitto con la mamma, quindi lui deve anche fare da collante tra mamma e figlia, cosa non semplicissima, perché anche i rapporti fra lui e la mamma non sono proprio idilliaci, però pure lui ce la mette tutta. È vero che affronta la situazione con un pizzico di leggerezza in più rispetto a Elisa, cioè Stefano vive un pochino più alla giornata, pur avendo ben presente l'importanza del suo ruolo, ovviamente. Certo,
hai nominato insomma i figli, questi figli che ad un certo punto, insomma, durante la storia entrano in contatto con questi social, cioè in realtà dall'inizio, no, con queste chat di WhatsApp, però poi tramite i social succedono insomma degli episodi poco piacevoli. Ecco, quindi un altro tema che tu affronti è quello appunto dello strumento del social, che può essere una cosa molto importante, però dall'altro lato può essere un rischio. Come la vedi tu questo approccio di oggi ai social? Io so che tu hai mi hai detto che hai Facebook, ma non lo usi, quindi Non sono insomma. molto di social, no, lo confesso, no, non tanto, lo faccio un po' per la promozione dei libri e per quello che riguarda l'attività lavorativa. Personalmente no, non ne faccio grande uso. Ovviamente di WhatsApp sì, delle chat sì, sono come tutti sommersa di chat di ogni genere, però ecco, mi limito a questo, diciamo così, che forse questo è un rapporto più, WhatsApp, il telefono, sono più rapporti singoli, connessioni personali, non ho un grande uso di social più ampi. Però in questo libro in particolare ho voluto trattare questo tema proprio perché c'erano gli adolescenti. In realtà mi sono concentrata proprio sulla fascia 12-13, sulla fascia delle medie, che è una fascia particolarmente complicata in questo senso, no? Perché è il momento in cui si scopre l'autonomia, in cui questo benedetto telefonino, che ormai arriva in realtà anche prima delle medie, lo confesso anch'io da genitore, che per sentirsi sicuri glielo mettiamo in mano appena possibile perché ti sembra di controllare. Però in realtà gli metti in mano uno strumento veramente dalle potenzialità e dai pericoli infiniti e loro non hanno i mezzi per capirlo. E io stessa, pure, cioè, i miei figli ora sono un po' più grandi, però fin da quando erano piccolissimi gli mettiamo un telefonino in mano. A volte quando fai la spesa e li devi distrarre, gli piazzi il telefonino con un filmato e loro imparano a fare il touch meglio di te. E quindi per loro è quotidianità, ma non capiscono dove arrivano con questi telefoni, per cui io ho costruito in questo romanzo una disavventura per la figlia di Elisa, che è appunto una ragazzina che ho immaginato tra la seconda e la terza media, una classica disavventura, cioè una foto, un piccolo video che del tutto innocuo e innocente, che invece viene reinterpretato, rigirato, letto in maniera diversa, mettendola in un grandissimo disagio. E questo è un tema, secondo me, importante. Non ci sono parole per spiegarlo ai figli, purtroppo, perché sembra incredibile cosa può succedere da quel piccolo schermo, no? Proprio spesso io dico è facile spiegare a un figlio perché non deve attraversare con il rosso, perché si capisce, ma non è facile spiegare perché non deve mandare una fotografia, non deve mettere una propria foto. E la ragazzina del libro si chiama Laura, ingenuamente trova uno di questi video di cui le ragazzine fanno grandissimo uso, io li conosco meno, io ho due figli maschi, però insomma li vedo, queste ragazzine che mimano le canzoncine, che fanno dei ballettini, che fanno le facce, che sembrano tutte delle star del rock, sanno fare tutto. Naturalmente, tutto questo, se si sposta il contesto, può essere mal interpretato ed è quello che, ahimè, succede a questa giovane ragazza che c'è nel libro. Una E quindi storia poi la madre dovrà poi guidarla fuori da tutto questo. E è io ho interessante. voluto. Sì, dimmi. No, no, dimmi, dimmi, non volevo Ho interromperti. voluto in realtà provare a vedere anche il punto di vista, chiamiamolo così, del mostro, perché anche il ragazzino che la mette in difficoltà, che è un suo amico, è a sua volta un 12-13enne, cioè è a sua volta un bambino, poco più che un bambino. Quindi quando lui fa girare questo video, questa fotografia che poi creerà tanti problemi alla ragazza, lo fa per scherzo, non lo fa con una reale intenzione cattiva, lo fa con l'ingenuità con cui lo può fare appunto un ragazzino di quell'età. Naturalmente altri ragazzini lo condividono, qualcuno, no, si chiamano i leoni da tastiera, qualcuno si butta e fa qualche commento un po' volgare. La cosa si ingigantisce al di là della volontà dei protagonisti, che presi uno per uno sono dei bambini, però nell'insieme fanno un gran guaio.
No, dicevo, la cosa interessante è vedere proprio la prospettiva, no? Cioè, questo è quello che succede, questo fatto della divulgazione di questo video, di queste foto, eccetera. Però poi c'è il risvolto di come la famiglia affronta questo, perché insomma se ne sentono sempre, ogni giorno di queste storie, però poi. È difficile magari capire cosa succede all'interno delle famiglie, no? Perché sono cose che comunque coinvolgono tutti, no? Sono momenti complicati e nel tuo libro questa parte è descritta molto bene. Ecco, questa è una parte che farei leggere agli adolescenti di oggi. Perché Beh, è importante anche che i genitori sappiano spiegare, appunto, e poi guidare, aiutarli a uscirne, perché poi anche il senso di vergogna, di imbarazzo, per fortuna, questa ragazza, Laura, ne parla con i genitori e quindi dando loro modo, sì, vergognandosi molto, ma anche lasciandosi aiutare. Non farlo sarebbe un rischio enorme, provare addirittura a risolvere da soli in un'età in cui non hanno i mezzi per farlo. No, chiaro, penso che comunque anche un genitore, anche in una situazione in cui un genitore sia molto presente, come nel caso di Elisa, no? Un genitore molto presente con i figli, succedano comunque queste cose. Poi, come dici tu, l'importante è aiutarli a superarle, no? Perché poi, insomma, queste azioni le commettiamo tutti, anche se siamo nati in famiglie super, rispettose, abbiamo avuto una grande educazione, sono cose che a quell'età, per forza di cose possono succedere. L'importante, ecco, è trovare una famiglia che sappia aiutarti a superarle queste situazioni. Bene, io tornerei un attimo alla questione invece delle seconde chance, perché diciamo questo è il tema principale, no, del tuo libro, questa storia d'amore tra Elisa e Stefano. Quindi si tratta di una seconda chance non con i propri ex mariti e le ex mogli, no, però è una chance, una seconda chance di aprirsi all'amore per una seconda volta, no? Quindi questi due personaggi si incontrano e piano piano questa storia d'amore cammina molto piano, no? Per il fatto che abbiamo detto prima che Elisa sia un personaggio un po' chiuso, però in questo caso Stefano, il carattere di Stefano l'aiuta a superare, insomma, questi blocchi che ha, no? Sì, è una, diciamo, è una seconda opportunità che capita a due persone, ripeto, che hanno già un bel pezzo di vita alle spalle e che ragionevolmente potrebbero credere, se fossero dei pessimisti, che quel che è stato, insomma, che ora l'importante è non fare altri danni e andare avanti. E questa è la situazione in cui si trovano all'inizio del libro, però invece capita questo incontro che, come dici tu, va avanti proprio piano, 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 perché un po' perché non c'è il tempo, un po' perché è la testa su tante altre cose, un po' anche per la paura di lasciarsi andare a qualcosa di così ignoto, così nuovo, che può spostare completamente ogni equilibrio. Elisa tante volte riflette sul fatto che qualsiasi sciocchezza lei facesse avrebbe un impatto magari devastante sulla vita dei figli, per cui è attentissima a non farsi troppo coinvolgere o travolgere. In questo è vero che, appunto, come dicevamo prima, il carattere un pochino più spensierato, io dico Stefano è uno spensierato serio, è un leggero ma responsabile, comunque il carattere un pochino più spensierato di Stefano la trascina un pochino, la porta a fare dei passi che forse lei non pensava di fare. Dopodiché però la storia continua e cominciano a accadere anche fatti inattesi nelle vite di entrambi, che li portano di nuovo a riflettere su tutto quello che è successo e a fare una sorta, non voglio dire di marcia indietro, ma di passi laterali. Succedono altre cose che li costringono a rimettere in discussione tutto quello che avevano già messo in discussione. Per cui davvero è un processo che cammina molto lentamente, però germoglia, ecco. Certo, quello che mi preme sottolineare appunto anche nella narrazione, l'emozione che traspare nella descrizione delle persone, dei luoghi, ma anche di quello che non è descritto, cioè il cuore si legge un po' tra le righe,
tu stessa, insomma, mi hai confessato che insomma, quando hai messo il punto a questo romanzo ti sei commossa, no? E questo è molto bello, è una cosa che, cioè, che si legge tra le righe del libro, nelle descrizioni, è una cosa che non capita spesso. Ecco, io ti ho raccontato che ho letto il libro in più giorni e quindi ho avuto proprio la voglia, no, tutti i giorni di sapere cosa stesse succedendo. E quindi anche approfondire i personaggi, no? Che sono tanti. Adesso noi ne abbiamo nominato pochi, ma sono tanti i personaggi che tu crei e soprattutto caratterizzi, sono molto diversi. Eccetera, di loro un personaggio al quale sei particolarmente affezionata? Guarda, io ho grande simpatia per la sorella di Elisa, che si chiama Valeria, e che è un personaggio di quelli, diciamo, secondari ma importanti. È una persona molto buona e molto ingenua ed è quasi una terza figlia per Elisa, cioè Elisa si deve occupare di lei, solo che non può esserle mamma perché ovviamente sono quasi coetanee, la sua sorella più piccola, ma sempre di quarantenni si parla, e quindi è sempre combattuta tra lo spronarla e l'essere invece iperprotettiva, tra darle consigli anche un po' cinici, anche un po' cattivi, e invece nasconderle alcune verità. È un personaggio che ho amato molto perché ha un'ingenuità, una bontà di fondo che sembra non essere toccata anche dalle vicende che le capitano. E tra l'altro Valeria, sorella di Elisa, è una grande tifosa del primo matrimonio di Elisa, quindi è lì che spera sempre che Elisa trovi un modo di ricostituire la sua famiglia d'origine. Questo anche per Elisa è un tormento, perché lei si fa tante domande e delle volte le viene la rabbia di dire: ma come, tu che sei vicino a me, parteggi per un uomo che invece mi ha fatto tanto soffrire? Però Valeria è fatta così, Valeria dice: in fondo vi volete bene, la famiglia è importante. Valeria è un po' sognatrice, cioè spera sempre che tutto si aggiusti senza troppe ferite. E per Elisa è un po' più complesso, però un personaggio che ho amato tanto è sicuramente Valeria. Una curiosità, ti sei ispirata a qualcuno o a qualche scrittore, qualche libro per questa storia? Diciamo, dove hai preso le idee per questo libro? Allora, guarda, io cerco, in particolare in questo libro, ho cercato di scrivere qualcosa che fosse realistico, non nel senso di qualcosa che è accaduto già realmente, ma che potrebbe accadere realmente domani. E ti devo dire che sia pure mischiati e confusi e ricostruiti, ho fatto un collage, una sorta di puzzle di pezzi di vita. Quasi tutto quello che ho raccontato sono cose che ho visto, di cui ho sentito parlare, che secondo me sono credibili, però non sono riconducibili a una persona o un'altra persona, sono pezzi mischiati, però tutti di vita vera. E quanto agli scrittori, beh, io non oso mai fare paragoni perché mi sembrano tutti molto più bravi di me, ci sono tanti scrittori che io amo tantissimo e quindi sogno di saper scrivere come loro, e a me piacciono, io dico sempre che amo tantissimo uno scrittore americano che si chiama Tom Perrotta, che non tutti conoscono, che racconta delle storie di quotidianità, mettiamola così, alle quali mi piacerebbe saper scrivere come lui. Oppure altra mia passione sono i film di Gabriele Muccino, che raccontano storie di grandissima quotidianità, appunto. E per cui volevo fare un lavoro che raccontasse questo, come dicevo all'inizio, le persone, noi, le persone che siamo tutti. Ma questo, come ti avevo già detto, succede anche leggendo il tuo libro, nel senso che mi sembrava di vedere un film, no? Perché quello che racconti, come lo racconti, è fortemente evocativo, quindi vedevo bene il viso di Stefano, il viso di Elisa, tutte le cose che facevano, e quindi insomma l'ho immaginato come se fosse un film, no? È stato bello, è stato un po' meno bello la fine, perché come ti dicevo io ho letto l'ebook e non c'era il segno della pagina, quindi quando ho scoperto che era l'ultima pagina sono rimasta malissimo perché volevo che continuasse. E va bene. Senti,
Spostiamoci un attimo su di te, nel senso che sarei curiosa di capire come è un po' cambiata la tua vita da quando hai iniziato a scrivere libri. So che insomma è una cosa che è iniziata un po' tardi, hai sempre avuto la passione, però diciamo sei al tuo secondo libro, come è cambiata e come sta cambiando ancora, se ancora qualcosa sta cambiando? Guarda, come dicevo prima, è veramente questa una mia passione che risale all'infanzia. Io credo di aver scritto racconti, penso di aver mandato un racconto al Corrierino dei Piccoli. Ho sempre scritto temi, diari, insomma, sono una che scrive proprio con piacere. E i miei primi tentativi li ho fatti quando ero anche molto più giovane di così, però appunto questa volta cito il titolo Mentre la vita corre, intanto la vita correva, facevo anche tante altre cose, il tempo passa, succede anche questo, che il tempo passa e ti ritrovi che hai 10 anni, 20 anni di più. E io ho ben due romanzi rimasti nel cassetto, no? Quando si dice i romanzi nel cassetto, io ne ho due precedenti a questi, per i quali ho fatto dei tentativi in altre epoche, e che invece non sono riuscita poi a portare a compimento. E invece poi con quello che è stato alla fine il terzo che ho completato, cioè Una ragazza inglese, uscito poco 2 anni fa, poco prima di questo, e è iniziato questo percorso reale, che è tutta un'altra cosa, il libro è molto più bello quando invece che nel cassetto finisce in una libreria. È una grandissima soddisfazione. E quindi da allora ho continuato, appunto ho ripreso in mano un vecchio spunto che era questo qui, Elisa e Stefano, li ho portati a compimento. Adesso sto lavorando anche adesso a una nuova storia e io mi auguro di continuare. La mia vita in realtà non è cambiata, si è arricchita. È come se avessi adesso un modo in più di parlare, no? Poi è anche banale per certi versi, i figli sono un po' più grandi, si ha un pochino più di tempo anche da dedicare a queste cose e quindi quella che era una passione adesso sta diventando un pezzetto stabile della mia vita e io mi auguro che ci resti per sempre. Quindi, insomma, spero di continuare, ho iniziato tardi, spero di finire tardissimo, se non mai. Ecco. Senti, quindi c'è qualcosa in cantiere, qualche amore ai tempi del coronavirus? Guarda, questo coronavirus veramente vorrei non raccontarlo. Speriamo di dimenticarcene presto. Speriamo, anzi, colgo l'occasione per fare in bocca al lupo a tutti in questo momentaccio veramente brutto, con problemi veramente seri. E speriamo di superarlo e di tornare al più presto serenamente alle nostre vite. E sì, ho una storia in cantiere. Questa volta è una storia diversa: una storia di amicizia tra donne, di confronto, di esperienze tra tre donne un po' più giovani. E quindi è un tema ancora una volta diverso da quelli trattati in precedenza. Una ragazza inglese era proprio una storia, una favola romantica, era la storia di un amore di una giovanissima, il primo amore, quindi le emozioni travolgenti del primo amore, mentre La vita corre è la storia di un amore adulto, di un amore responsabile, di persone mature, e il prossimo invece è una storia di crescita, anche quella è una storia di formazione, ci sono anche amori, ma è più il confronto tra delle persone, ecco, delle donne. Senti, io ho un'ultima curiosità. Ho letto, perché io sono andata a spulciare il tuo blog, e ho letto che, che un altro tuo sogno nel cassetto è quello di lavorare con i bambini. Sì, ho una grande passione per i bambini, lo dico sempre, è vero. Il lavoro che avrei davvero voluto fare sarebbe stato la maestra elementare, quella fascia meravigliosa in cui non sono più piccolissimi, ma ancora non sono grandi, però veramente sono affascinata. E in tutti i miei libri, infatti, c'è qualche bambino a cui mi affeziono particolarmente, anche se sono bambini immaginari. E sì, mi piacerebbe, penso che il rapporto in realtà con i giovani in generale, e in particolare anche con i bambini, sia qualcosa che dà un'enorme soddisfazione. Io penso che sia uno dei lavori più belli che si possano fare. Senti, ma hai mai pensato di scrivere qualcosa per questa fascia di età? Sì, anche, sì, è una cosa a cui sto pensando. Tra l'altro è una fascia d'età che legge, una fascia d'età con cui si possono trovare dei linguaggi molto interessanti. È una cosa che ho pensato e che mi affascina molto. Mi piacerebbe farlo, sì. Chissà.
prossimamente. Sì, no, ecco, se mi chiedessi scriverai mai un giallo, ti direi no, un romanzo storico, no, non sono capace. Però qualcosa invece per la fascia dei giovanissimi mi piacerebbe, perché appunto sento una certa sintonia con, e poi io a quell'età leggevo tantissimo. Bene, senti Beatrice, adesso io vedo se c'è qualche domanda qua, Dove carico la vedi? No, io pagina, non tu vedo nulla. non vedi nulla, io vedo tutte le domande. Allora, Ilaria ci chiede, questa lentezza in un mondo che corre veloce e nel quale soprattutto gli adolescenti sembrano non avere tempo, colpisce. Per quello che ti conosco, c'è molto di te, lento come ponderato. Ti sei ritrovata nella storia? Ovviamente in questa storia molto, non può non esserci molto di me. Io cerco sempre di non raccontare me, perché per me la scrittura, come ti dicevo, è un arricchimento, è un qualcosa in più. Il mio privato lo tengo gelosamente custodito. Però è chiaro che qualcosa di me non può non esserci. Ed è vero che io sono una persona che pondera molto le proprie scelte, insomma, sicuramente qualcosa di Elisa in questo rigore nel ragionare su ogni piccolo passaggio è qualcosa che mi appartiene molto. Se devo dire, io somiglio un po' a Elisa e mi piacerebbe essere invece un po' più come Stefano, ecco, un po' più leggera delle volte. Per cui ho diviso un po' tra i personaggi caratteristiche che ho, altre che mi piacerebbe avere, quindi tanto mi sforzo di avere. Ecco, io ho grande simpatia per il personaggio di Stefano perché ha un modo di affrontare la vita vincente alla fine. Quindi c'è un po' di Elisa in te, questo Un po', l'avevo un po' ahimè, un sentito. po' di Elisa in me non può non esserci. Va bene, vediamo un attimo se c'è qualche altra domanda. Devo ricaricare la pagina perché allora. Vediamo un attimo perché qua ci sono tanti commenti, però non riesco a visualizzarli tutti. Vediamo un attimo. Allora, fai bene a non avere Facebook perché Purtroppo ce l'ho e non lo so usare, per cui spesso mi scuso con gli amici se faccio cose strampalate, però ce l'ho. ecco qua. No, mi pare che non ci siano altre domande su questa presentazione. Ci sono amici che ti salutano, quindi sicuramente Cercherò di hanno. vederli e di risalutarli. Paola chiede dove si compra? Allora, questa è una bella domanda perché le librerie sono chiuse. Che la risposta naturale sarebbe in libreria, ma adesso noi dobbiamo tutti restare a casa, come è giusto che sia. Online si trova, sono forse un po' a rilento le consegne, perché giustamente adesso viene data la precedenza ai beni essenziali, però insomma, io pure qualche copia me la sono procurata così, insomma, con un po' di pazienza ordinandola. Sì, online si trova sui siti principali. Sì. Allora, è arrivata un'altra domanda di Marco che chiede: ci sono personaggi che alla fine del racconto avresti voluto togliere dal romanzo perché non ti piacevano più? No, devo dire di no, io tendo a voler molto bene a tutti i miei personaggi, me li lavoro, me li studio tanto. C'è qualche personaggio non simpatico, lo ammetto, qualcuno non simpatico qua e là c'è, però li terrei tutti. Io cerco sempre di descrivere dei personaggi rotondi, con pregi e difetti, però li porto tutti con me, no, non ne lascerei nessuno fuori. Tra l'altro, come mi hai detto, ci sono dei pezzi che non sono stati pubblicati e che io sarei curiosa di leggere, soprattutto in Io questo scrivo libro, le sempre parti pochissimo, mancanti. però alla fine è giusto tagliare. Beh, la sintesi è un'enorme dote, quindi c'è tanto di più che io scrivo. Ok, allora mi pare che non ci siano più domande. Non riesco a visualizzarle, mi dispiace se ce ne sono altre, ma ora non ne visualizzo altre, nonostante stia ricaricando la pagina. Quindi io per ora ti saluto, Beatrice, ti ringrazio ancora tantissimo per essere stata con noi e alla prossima. Va bene, io che ringrazio voi e saluto tutti. Se ci fossero altre domande, mandatele sulle Va pagine bene. Facebook e io proverò a rispondere, ok? Vi Io saluto.
Grazie, grazie Beatrice. Io invece faccio sapere, insomma, a chi ci sta seguendo che il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo, 9 aprile, con Francesca Reggiani, che verrà moderata dal nostro direttore artistico Claudio Moica. Grazie mille, grazie ancora. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.